La vicenda del rigassificatore è una vicenda importante perché attiene al modello di sviluppo che questa terra vuole praticare. Il modello industriale ha già rilevato e rivelato ai cittadini tutta la sua fallimentarietà. Porto Empedocle è un deserto industriale con un tasso di disoccupazione record. Realizzare un grande impianto come il rigassificatore significa gravare l'intero comprensorio di Agrigento e la Valle dei Templi e la costa di un peso che non è funzionale allo sviluppo turistico. Viene ad essere pregiudizievole rispetto allo sviluppo turistico. Allora è assolutamente necessario incalzare le forze politiche, metterle innanzi alle loro responsabilità con il confronto elettorale che pone il referendum. Ma il referendum dobbiamo farlo per dare forza e voce a quella parte di città di Agrigento che è contraria al rigassificatore e quindi va organizzato con i tempi necessari e appunto sfruttando anche la scadenza delle elezioni europee per mettere i partiti innanzi alle loro responsabilità. Non sfugge a nessuno che i partiti minimizzano la vicenda e tentano di bypassarla non assumendo posizione. Questo appunto richiede l'uso intelligente e molto oculato dello strumento referendario. Io temo che vi sia qualcuno che non pensi al referendum come uno strumento democratico per dare la parola alla gente e far sentire questo peso in ordine alla vicenda del rigassificatore. Temo che vi sia qualcuno che vede nella battaglia contro il rigassificatore solo qualche momento per superare le proprie frustrazioni personali e avere una qualche visibilità a scapito, diciamo, degli interessi della collettività, che non sono quelli di fare un apporto di consultazione popolare, ma farla nel modo, diciamo, più vigoroso possibile. La storia è piena di generali che portano al massacro le loro truppe che dovrebbero guidare alla vittoria pur di ottenere un minimo di visibilità, diciamo, di carattere personale. E la mia preoccupazione è grande che anche in questa vicenda referendaria noi abbiamo dinamiche di questo tipo. Da un lato un sistema politico che vuole fortemente il rigassificatore e dall'altro chi invece cerca soltanto qualche momento di visibilità a spese, diciamo, della volontà che a me appare assai diffusa degli agrigentini di contrastare il progetto del rigassificatore. È complicato trovare giusto momento di equilibrio, io spero che ci riusciamo e anche Marco Zambuto deve, diciamo, dire la sua con forza, perché il sindaco che si oppone al rigassificatore sarà vigoroso e forte innanzi all'autorità centrale, innanzi allo Stato, innanzi al governo regionale e a quello nazionale, se da parte del popolo agrigentino vi sarà una risposta assolutamente dirompente. Se la risposta invece, come qualcuno lavora perché sia così, sarà flebile, debole e contraddittoria, quella del rigassificatore sarà una partita, diciamo, sostanzialmente persa.